Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Pietro, si sa che il tempo riequilibra un po' la tensione e l'adrenalina che si vive nel dopo partita. Come avete riassorbito il pugno di domenica, un po' tutto il trambusto che c'è stato anche per tutta l'oretta dopo la gara? Ma sono cose che aiutano, sono cose che ci fanno crescere noi grandi se ne abbiamo bisogno, ma fanno crescere anche il giovane, perché sono cose che nel calcio succedono da tutte le parti. E non vediamo l'ora che inizi domenica, perché abbiamo perso, siamo usciti dalla Coppa Italia. L'unico modo per rispondere è sul campo, è cercare di fare una grande prestazione, e con la grande prestazione sicuramente arriverà anche il risultato. Sul campo non si è visto un Lecco brillante, ma si è visto un Lecco che avrebbe recriminato pure in caso di pareggio. C'è stato anche un rigore non assegnato, ecco, il risultato ovviamente da corda alle facili critiche, polemiche, però obiettivamente con numeri alla mano e punti, per quanto possa contare, avreste meritato sicuramente di più. Sì, sì, se il calcio fosse una questione di punti, a quest'ora la partita l'avevamo vinta. E il problema è che se loro hanno fatto un gol più di noi, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. E dobbiamo dare, se abbiamo dato il 100%, dobbiamo dare il 101% nella prossima partita, per cercare appunto di trasformare le cose negative in positive. Domenica inizierete il campionato contro un'avversaria ostica, ma se Lecco lo ride in giro non è che si faccia poi tanto diversamente. La Propatria stessa uscita dalla Coppa Italia, Arrezzato dato per strafavorito, ha avuto il medesimo destino, il Crema ha vinto però a fatica, nonostante il risultato parli di un 2-0, insomma siamo sempre ad agosto ancora. Bravo, sì, il calcio d'agosto a volte è un po' particolare, perché magari devi trovare ancora la condizione giusta, i 35-40 gradi a volte si fanno sentire, dobbiamo appunto cercare di capire un po' tutte queste cose e cercare di vivere la situazione anche durante la partita, vivere ogni situazione per cercare di portarci appunto le cose favorevoli dalla nostra parte. Grazie Pietro, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Marco, due giorni di riposo, un giorno e mezzo di riposo per pensare alla partita di domenica, probabilmente anche mordermi un po' le mani, ma per prendere quello di buono che c'è stato e trasformare in buono quello che di cattivo avete commesso sul campo. Sì, adesso abbiamo una settimana per preparare la partita di domenica, che è l'inizio del campionato, e speriamo di far bene. Ecco, tu di squadroni ne hai affrontati nella tua carriera e Lecco sarà chiamato subito a essere convincente, possibilmente a portare a casa un risultato positivo da uno stadio difficile come lo Speroni. Sì, l'incontro sicuramente è difficile, però noi abbiamo una settimana di tempo e dobbiamo andare a campo nel miglior modo possibile. Sei reduce da un infortunio, ma al di là di questo stai crescendo partita dopo partita. In centrocampo presumibilmente ci sarà un nuovo innesto, come vedi questa operazione condotta dalla società? Sì, no. Chi arriva sicuramente ci dà una mano e se viene con lo spirito giusto ci aiuta sicuramente. Poi sta al mister fare le scelte. Grazie Marco, buon lavoro. Di niente, grazie a voi. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.